Le grandi opere fanno cambiare passo al Molise, così l'assessore ai lavori pubblici Vincenzo Niro a margine di un incontro con CGIL e CISL e UIL sulla crisi del settore delle costruzioni. Sotto Palazzo Vitale il sit-in di protesta, le risorse ci sono, boccardo, solo l'1% del fondo sociale di coesione utilizzato, grida vendetta. Il presidente della provincia di Isernia Ricci a Roma per il Sente. Sanità, per Michele Iorio la situazione è kafkiana e la responsabilità è ascrivibile alla classe politica. Ai suoi detrattori inoltre risponde: con me il debito sanitario del Molise era in linea con il resto del Mezzogiorno, senza però privare l'utenza dei servizi necessari. Manifestazione dei vigili del fuoco anche a Isernia per chiedere maggiori tutele per il corpo. L'età media dei pompieri sfiora i 40 anni, i mezzi a disposizione sono vecchi e malandati. Inoltre la situazione stipendiale è peggiore rispetto alle altre forze dell'ordine. Peppino Di Capri a Teleregione, che coppia io e Fred, era una competizione su tutto. E ancora, io e Renzo Arbore avremmo voluto incontrarlo, ma la figlia non voleva lo vedessimo in quelle condizioni. Sarà devoluto in beneficenza il ricavato del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri, questa mattina la presentazione dell'edizione 2020. Calcio a Molise Sport, le immagini salienti della cavalcata che permise al Campobasso di Berardo di vincere il campionato di Serie D. Futsal, il CUS cerca il riscatto con entro il Barletta, Sporting Venafro all'Aquila, Chaminade a Molfetta. Un cordiale saluto a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. In apertura ci occupiamo delle grandi opere che sono l'unica chance per far cambiare il passo al Molise. E queste parole le ha dette l'assessore regionale ai lavori pubblici Vincenzo Niro in risposta ai sindacati che questa mattina hanno tenuto un sit-in di protesta davanti a Palazzo Vitale per denunciare le difficoltà di un settore prossimo al collasso. Il Molise cambierà passo grazie alle grandi opere, sarà un 2020 importante per la piccola regione, così l'assessore ai lavori pubblici Vincenzo Niro questa mattina a margine dell'incontro confronto con i sindacati sulla crisi dell'edilizia. Servono anche grandi opere al Molise? Sì, servono grandi opere, noi abbiamo, credo che già il presidente Toma preannunciato che nel corso del 2020 saranno comunicate iniziative di grandi opere che stiamo trattando con il governo e credo che questo intervento farà cambiare passo alla nostra regione. L'assessore rivendica le risorse messe in campo nei primi 16 mesi di governo Toma, 200 milioni di euro, risorse però rimaste per la gran parte sulla carta per la burocrazia che soffoca l'economia. Assessore, i sindacati dicono che le risorse ci sono, bisogna metterle in campo perché il Molise può crescere solo se cresce l'edilizia. Lei cosa risponde? Loro hanno ragione, cioè le risorse noi le abbiamo messe in campo, quasi 200 milioni abbiamo programmato in questi 16 mesi. Il problema è i vincoli burocratici che purtroppo sono stabiliti dalle procedure che devono essere messe in campo tra progetto preliminare, tra progetto definitivo, progetto esecutivo, gara d'appalto. A netto dei ricorsi, se tutto va bene, uno impiega 4 anni, 4 anni e mezzo. Questa è una gravità inaudita. Altre importanti risorse, rimarca l'assessore, sono state investite sul Liscione e su Fossalto, sul collegamento Bifernina-Trignina. Dimentichiamo che in questa fase sono stati impegnati per cosa che non si vedeva da decenni, sono stati impegnati più di 80 milioni di euro per cercare di rimettere un po' in pristino le strade che necessitavano interventi importanti, tipo il viadotto 1 e il viadotto 2, Molise 1 e Molise 2 del viadotto del Ponte del Liscione. Al secondo piano di Palazzo Vitale il faccia a faccia, i sindacati Feneal, UIL, Filca CISL e Filea CGL ritengono necessario, indispensabile, rilanciare il settore delle costruzioni per rilanciare il paese. È l'unica strada, dicono, per risollevare un Molise che sta sparendo. Alla regione le sigle sindacali chiedono l'istituzione di una task force per affrontare la crisi perché, e questo è il rammarico più grande, le risorse ci sono.
sono. Bisognerebbe impegnarsi molto con un cronoprogramma e partire immediatamente con gli investimenti, considerato che gli investimenti per esempio del Fondo Sociale di Coesione, dove sono previste risorse anche per gli investimenti pubblici, per l'ambiente, per il territorio e la sicurezza, c'è una spesa soltanto dell'1% e questo grida vendetta. Su una cosa sono d'accordo con l'assessore, le grandi opere sono la panacea di tutti i mali. Non è un problema di risorse, è soltanto un problema di rimboccarsi le maniche e partire, perché questo Molise è dagli anni 80 che non si fanno grandi opere infrastrutturali e ne ha davvero bisogno. L'ACEM, Associazione Costruttori Edili del Molise, esprime solidarietà all'iniziativa delle sigle sindacali di settore di manifestare a causa della crisi dell'edilizia che da 10 anni ha decimato il comparto nell'indifferenza generale senza cenni di ripresa. La delicatezza del momento impone la necessità di individuare tempestivamente misure idonee al superamento della delicata fase congiunturale, si legge in una nota dell'associazione, cominciando col dare attuazione alla grossa mole di programmazione avviata dagli enti territoriali, i quali hanno presentato molti progetti che però sono rimasti bloccati e in attesa di essere finanziati per poter così avviare i cantieri. Il presidente della provincia di Isernia, Alfredo Ricci, assieme ad altro personale dell'ente di Via Berta, ha incontrato il vice ministro Giancarlo Cancellieri presso il Ministero delle Infrastrutture per fare il punto della situazione sul viadotto Sente e quindi sulla gravissima situazione che lo riguarda. Ad oggi, scrive in una nota il presidente della provincia isernina, la provincia dispone di un finanziamento di 2 milioni di euro che può consentire soltanto di intervenire sulla pila numero 3 del viadotto mettendola in sicurezza, ma non sull'intero percorso. Il provveditorato alle opere pubbliche, in sede di parere rilasciato lo scorso mese di maggio, ha ritenuto che questo intervento non consentirà la riapertura della strada, dovendo intervenire sull'intera struttura. Il presidente Ricci ha quindi chiesto o la previsione dell'ulteriore finanziamento necessario oppure il passaggio ad ANAS dell'intera attuale provinciale Istonia. In ogni caso, ha detto Ricci, bisogna fare presto. Il tavolo ha deciso di condividere la sua proposta di passaggio all'ANAS, avviando dunque l'intero iter, e a questo fine la provincia di Isernia e l'ANAS stipuleranno un'apposita convenzione. Ed ora invece la sanità. Per Michele Iorio la situazione è kafkiana e la responsabilità è ascrivibile alla classe politica. Ai suoi detrattori risponde che quando c'era lui il debito sanitario della regione era in linea con il resto del Mezzogiorno, senza però privare l'utenza dei servizi necessari. Per l'ex governatore Michele Iorio la situazione che la sanità molisana sta vivendo è grottesca, paradossale, kafkiana. Il nuovo piano operativo è un'incognita e la politica regionale assiste inerme alle decisioni dei commissari con calcoli ragionieristici che non tengono conto del diritto alla salute del popolo molisano. Io credo che questa situazione debba cessare, necessariamente cessare. E la regione ha il compito di porre alcune questioni al governo nazionale, perché questi sono gli interlocutori politici responsabili, a prescindere dai commissari che fungono da che sono tecnici nominati dal governo. Io credo che la partita sia tutta politica e si deve giocare tra governo nazionale e consiglio regionale del Molise, impostando un discorso chiaro su alcuni punti e chiedendo il rispetto delle nostre peculiarità ma anche dei nostri diritti. Siamo una delle pochissime regioni, se non l'unica regione, peraltro tra le più povere in termini di entrate proprie, che si paga la sanità, cioè che il disavanzo sanitario viene risolto dal bilancio regionale, naturalmente in deficit, aumentando l'indebitamento della regione e impoverendo la regione di altre possibilità che il bilancio dovrebbe provvedere a sostenere. E quindi è in una situazione in cui da troppi anni a livello nazionale si parla di costi standard per far pagare la sanità
in maniera uguale in tutte le regioni d'Italia, ma sono i costi standard previsti dalle leggi, non sono mai stati realizzati e ancora si viaggia all'impronta e ciascuno decide quello che può, i più forti decidono per loro stessi, i più deboli restano al palo. A chi ritiene che il debito in sanità del Molise affondi le sue radici proprio nei governi guidati da Michele Iorio, l'ex presidente della regione risponde piccato. Che sono dei semplici detrattori, insomma, a cui manca la capacità critica dei giudizi, perché il disavanzo maturato negli anni durante il mio governo è un disavanzo presente in tutte le regioni d'Italia, naturalmente quelle del sud, e serviva a pagare dei servizi che c'erano. Non era un debito di gioco, era un debito dovuto al costo dei servizi. Poi naturalmente eliminando molti servizi e dequalificando la presenza della sanità pubblica in questa regione, alla fine certo qualche risparmio si è fatto, ma io penso che ancora oggi ci sia un disavanzo di fatto, perché i reparti soffrono del numero del personale, i turni sono turni stressanti sia per il personale paramedico che per il personale medico, addirittura non si trovano i medici per poter dare prestazioni adeguate, e quello che si fa è assistere solo alla capacità e qualche volta all'eroismo del personale della sanità che riesce a sopperire a tutte queste carenze. Ma bisogna dire basta a questa situazione, mettere il punto e andare avanti. Ed ora il caso Cucchi, 12 anni di reclusione al carabiniere di Sesto Campano Alessio Di Bernardo, stessa pena per il collega Raffaele D'Alessandro. 10 anni di calvario per la famiglia Cucchi si concludono con la fine di una delle tante battaglie giudiziarie. Udienze, perizie e processi hanno costellato un periodo che ha aggiunto dolore a quello per la perdita di un figlio e di un fratello. La prima corte d'assise di Roma ha condannato i due carabinieri coinvolti in quello che ora è stato accertato dai giudici fu un omicidio preterintenzionale. 12 anni di carcere ai militari dell'arma Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro rispetto ai 18 richiesti il 3 ottobre scorso dal PM. Di Bernardo è molisano, di Sesto Campano. Di lui non si sa molto, se non che aveva lavorato a Cassino, poi nella capitale, e che è sospeso dal servizio dal febbraio 2017. Abbracci tra i genitori e Ilaria Cucchi, la sorella del geometra romano, morto in ospedale il 22 ottobre del 2009 dopo una settimana dall'arresto per spaccio. Era stato trovato in possesso di una modica quantità di droga, lui che stava cercando di allontanarsi da quella piaga. Una morte, la sua, avvolta dal mistero, o meglio dai depistaggi, considerando che l'ennesimo processo aperto sul caso ha finalmente svelato che le botte ci furono in caserma e che Cucchi è morto per le conseguenze di un pestaggio. La tenacia della sorella ha permesso che la vicenda evidenziasse le responsabilità che ci sono, tanto che nell'ultimo anno c'è stata una forte presa di posizione della politica e del generale dell'Arma Nistri, che con una lettera ai familiari annunciò la costituzione di parte civile. Il caso ha sconvolto l'opinione pubblica e recentemente è stato raccontato in tutta la sua crudezza nel film pluripremiato Sulla mia pelle. Stefano Cucchi, suo malgrado, è diventato un simbolo non solo delle violenze che avvengono in luoghi che più di tutti dovrebbero tutelare la persona, ma anche del concetto di giustizia. Stefano è stato ucciso, questo lo sapevamo e lo ripetiamo da 10 anni. Forse ora potrà riposare in pace. Le parole di Ilaria dopo la lettura della sentenza. Un po' di sollievo dopo 10 anni di dolore e di processi non veri, quelle della madre. Nella prima sentenza della giornata erano arrivate a una soluzione 4 prescrizioni per i 5 medici dell'ospedale Sandro Pertini coinvolti nel caso. Raffica di furti a Isernia e nel suo Interland. Gli ultimi colpi nelle ultime ore sono stati perpetrati nelle borgate alla Castagna. Una villetta è stata svaligiata. I ladri hanno portato via orologi, argenteria e contanti. Quando di sera i proprietari sono rientrati hanno trovato
l'abitazione a Soqquadro e denunciato l'accaduto. Sempre ieri pomeriggio, incontrata a Pezzelle, non lontano da Castel Romano, i malviventi si sono introdotti in un'altra casa isolata, portando via tutto ciò che di valore hanno trovato. Preoccupazione anche per una pistola regolarmente detenuta che sembrava essere stata rubata, invece è stata ritrovata in un'altra stanza della casa. Possibile che l'abbiano persa i ladri durante la fuga. Le forze dell'ordine hanno alzato il livello di guardia, ma è ormai del tutto evidente che Isernia ha bisogno di un sistema di videosorveglianza. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro nel corso di una attività hanno denunciato la titolare di una ditta di falegnameria edile ritenuta responsabile di violazioni in materia di sicurezza nei posti di lavoro. I militari dell'arma hanno accertato violazioni sulla mancata idoneità della mansione svolta e l'impiego di lavoratori non risultanti nella documentazione obbligatoria. È scattata una maxi sanzione di 34.000 euro per lavoro irregolare nei confronti della titolare, con il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Manifestazione dei vigili del fuoco anche a Isernia per chiedere maggiori tutele del corpo. Una delegazione di vigili del fuoco è stata ricevuta dal prefetto di Isernia all'interno del salone di rappresentanza del Palazzo di Governo. I pompieri in presidio in tutta Italia chiedono il riordino delle carriere, il rinnovo del contratto, un adeguamento previdenziale, più uomini e più mezzi e maggiore formazione per contrastare adeguatamente le emergenze. Insomma, vogliono essere equiparati agli altri corpi dello Stato e la situazione a Isernia, hanno denunciato i rappresentanti sindacali, non è dissimile dal resto d'Italia. Stiamo chiedendo sostanzialmente l'equiparazione agli altri corpi dello Stato, equiparazione non intesa con le stesse normative, ma un adeguamento per quanto riguarda soprattutto il profilo INAIL e previdenziale. Senza contare che il corpo necessita di quelle risorse economiche che dovranno portare a nuove assunzioni, quindi ad avere nuovi uomini e nuovi mezzi. Anche sul territorio abbiamo notevoli problematiche per questi temi e ciò porta dei grossi disagi ai cittadini che non possono usufruire del soccorso in maniera adeguata. La nostra problematica è quella, oramai sono circa 30 anni che il corpo soffre di queste carenze e con tutti gli eventi che si manifestano quotidianamente il corpo non riesce più a sopportare, gli uomini non ce la fanno, abbiamo un corpo vecchio, calcolate che l'età media del corpo nazionale è di circa 35-40 anni per un lavoro che è notevolmente gravoso dal punto di vista sia fisico che mentale. Stessa cosa vale per il parco degli automezzi, la nostra media dei veicoli che vede circolare per le strade è di circa 25 anni. Peppino Di Capri a Teleregione ricorda Fred Bongusto, che coppia io e lui, era una competizione su tutto. Poi dice anche: io e Renzo Arbore avremmo voluto incontrarlo, ma la figlia non voleva lo vedessimo in quelle condizioni. Il servizio è di Franco Presutti. Siamo in collegamento con uno dei più grandi artisti italiani di sempre, Peppino Di Capri. Buonasera innanzitutto, maestro, grazie per questo collegamento. Grazie a voi per questa opportunità. Grazie, grazie mille. Qualche giorno fa è venuto a mancare Fred Bongusto, un artista molisano di Campobasso in particolare. So che eravate grandi amici, avete fatto diversi lavori insieme, diversi tour, due LP. Volevo un suo giudizio, maestro, su Fred Bongusto artista e Fred Bongusto uomo, diciamo. Vabbè, all'artista non si discute perché era una delle più belle voci di ciò che riguarda la vita notturna, quando c'è il cantante da night. Fred aveva la voce del cantante da night, fantastica, inimitabile, e quindi come uomo, diciamo, l'amico dalle pacche sulle schiene, quando ci si incontrava, cominciò a giocare a tennis perché io giocavo a tennis, poi io smisi di giocare e lui ha continuato a tal punto che quando facevamo gli spettacoli assieme lui andava a giocare a tennis e io mi dovevo occupare della parte tecnica e
di tutta la perfezione dei suoni, eccetera. Quindi anche lì risate, insomma, sempre battute ironiche. No, da questo punto di vista era una simpaticissima persona. Avete trascorso bei momenti assieme. Quindi. Sì, ironia tutta birra, perché insomma, poi si faceva le battute, poi i giornali attaccavano chi era più bravo dei due, cioè, comunque, vabbè, diciamo che lui ha cominciato 3 anni dopo di me, perché io ho cominciato nel 58 con i primi dischi, e Fred mi sembra, non vorrei sbagliare, mi pare nel 61. Certo. E niente, che abbiamo perso un'altra bella pietra miliare, certo, certo. Tassello della nostra musica. Non voglio entrare, certo, non voglio entrare nella sua sfera personale. So che questo 2019 non è stato un bell'anno neanche per lei personalmente, quindi le siamo vicini, le siamo vicini. E diciamo che ecco, so che lei avrebbe voluto incontrare Fred, non stava bene. Sì, ci abbiamo provato in tutti i modi, io, Renzo Arbo, cioè, ma c'era la figlia, della sua compagna, che non voleva che lo vedessimo in quelle condizioni, che non voleva che andassimo a trovarlo, perché non era giusto, vabbè, insomma, non ci siamo riusciti. Certo, è un rammarico. È un rammarico, sì, anche perché io volevo andare al funerale, ma io sono molto sensibile, pensi che non sono andato nemmeno al funerale di mia madre, mio padre, perché? Perché c'è una reazione imprevedibile. Certo. Dovuta purtroppo alla troppa sensibilità da questo punto di vista di, vabbè. Ecco, maestro, a parte tanti, parliamo del presente, certo, certo, del futuro. A parte tanti tour insieme, due lavori con Fred, La classe e lo stile dell'86, e soprattutto molto bello il lavoro, insomma, che è uscito, l'LP Live, Due ragazzi così, del 96. Ragazzi irresistibili, non mi ricordo come era il titolo. Sì, e beh, insomma, facemmo anche lì, ci litigavo in pedana, la pedana più forte, l'orchestra tua più forte, la mia più bassa, la sua, è sempre con questi battibecchi. Io preferisco ricordarmelo così, col sorriso sulle labbra. Certo. Un'ultima cosa su Fred, maestro, poi volevo parlare un attimo del suo presente e futuro. Lei è nato in un'isola stupenda, Capri. So che Fred amava molto Ischia, spesso lì. Sì, è vero, anche lì c'era sempre competizione. E adesso invece ci spostiamo a Larino, parliamo di disabilità, un incontro per parlarne ma anche per ascoltare le storie di 3 ragazzi che nonostante tutto guardano al futuro con entusiasmo. Rimettere al centro la persona, fare tesoro delle esperienze e andare avanti senza fermarsi all'apparenza nonostante mille difficoltà. 3 storie da ascoltare tutte d'un fiato, 3 giovani e la loro voglia di centrare gli obiettivi prefissi, nonostante la vita abbia presentato subito il conto, senza però farli abbattere. Il comune di Larino ha ospitato Arianna Altieri, Pompeo Barbieri e Antonello Pizzi, denominatore la carrozzella con la quale convivono ormai da anni. Un momento per fermarsi e riflettere sulle problematiche della disabilità, un dibattito moderato da Antonio Vesce e Graziella Vizzari, rispettivamente presidente e vicepresidente del Consiglio Comunale. Sviscerate leggi, normative e problematiche di tutti i giorni. Tra gli ospiti Tina De Michele, presidente per la consulta per le disabilità del comune di Termoli, la psicologa Monica Gammieri e Flora Piacquaddio, docente di filosofia, e poi loro, iniziando da Arianna Altieri, che fin da piccola ha dovuto convivere con la sua malattia, poi l'incontro con Gesù e la svolta con la voglia di aprire un nuovo capitolo attraverso la fede e l'università. Sto facendo un percorso universitario per prepararmi proprio a questo, i centri della comunicazione, per mettere a servizio del prossimo le mie conoscenze e il mio essere persona, anche se con qualche difficoltà, però credo che ognuno di noi ha qualcosa da dare, proprio perché è unico ed irripetibile. Quindi amate sempre e non perdete mai la speranza. Pompeo Barbieri, che solitamente viene ricordato in quanto scampò il crollo della scuola Francesco Iovine di San Giuliano di Puglia il 31 ottobre del 2002,
Con la sedia a rotelle ci convive ormai dall'età di 8 anni, nessuno neanche a scuola gliel'ha mai fatto pesare e lui ha subito dimostrato che la vita offre sempre nuove opportunità. Nel recente passato è diventato campione italiano di nuoto e si è anche laureato. Spero innanzitutto di raggiungere tutti gli obiettivi che mi sono prefissato nella mia vita. Uno che era quello di laurearmi l'ho raggiunto, adesso continuerò con la specialistica e poi spero di trovare un lavoro che mi soddisfi e ovviamente ricalchi in pieno i miei studi. Sono già diventato campione italiano di nuoto, spero di continuare in questo percorso e di arrivare sempre più in alto. Antonello Pizzi è quell'incidente stradale avvenuto qualche anno fa in sella alla amata bicicletta, di cui è anche molto appassionato. Un episodio che non gli ha cambiato la vita, anzi, invece delle gambe userò le mani, ha detto, in quanto è sua intenzione continuare con lo sport e specializzarsi nell'handbike. Spero di diventare campione di handbike, siccome che è stata sempre la mia passione andare in bicicletta. Ora sto continuando e spero di arrivare a livelli alti e fare questa di vita. Sto insieme a persone speciali, stupende e niente. E a proposito di disabilità, sull'argomento è intervenuta la consigliera regionale Mena Calenda. Le leggi non vanno scritte per i disabili, ma con i disabili. Questo vale anche a livello regionale. Le dichiarazioni della presidente della quarta commissione impegnata a Roma al 13° congresso nazionale ANMIC. Insieme a lei, in rappresentanza del Molise, anche il presidente ANMIC di Campobasso, Pasquale Colarusso. Un momento importante per discutere e confrontarci su idee, progetti e iniziative in favore dei disabili, ha detto in conclusione Mena Calenda. E a Campobasso questa mattina la presentazione del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2020. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Questa mattina nella sala stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso è stato presentato il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri 2020. Il calendario storico del 2020 dell'Arma dei Carabinieri è incentrato sulla quotidianità, l'eroismo quotidiano e l'attività che l'Arma dei Carabinieri svolge tutti i giorni. È stata ripercorsa la storia di questo progetto editoriale partito nel 1928, momento dal quale è stato sempre prodotto, eccettuato un breve periodo dal 1945 al 1949. Quello del 2020 è un calendario narrativo da leggere, racconta del quotidiano eroismo dei Carabinieri. Attraverso le tavole realizzate dall'artista Mimmo Paladino, tra i massimi autori contemporanei, accompagnate da toccanti testi scritti da Margaret Mazzantini, scrittrice di fama mondiale. Ogni tavola rappresenta l'attività che l'Arma svolge sia in Italia che all'estero e sia in tutte le sue specializzazioni e articolazioni. Attraverso l'arte di Mimmo Paladino e la scrittura di Margaret Mazzantini si ripercorrono scene di quotidiana straordinarietà che vogliono raccontare la solidarietà e l'attenzione verso il prossimo con cui ogni militare dell'Arma tutti i giorni in Italia e all'estero svolge il proprio servizio anche attraverso la tutela delle fasce più deboli e vulnerabili della società. Noi siamo fieri delle nostre tradizioni, siamo orgogliosi di quello che siamo e di come siamo nati. Siamo riusciti dal 1814 ad oggi a rimanere nella nostra integrità anche di forza militare e di continuare a svolgere il servizio per il cittadino. Infine, il ricavato del calendario sarà devoluto all'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari dell'Arma dei Carabinieri e quello del planning all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. E allora adesso vediamo invece le previsioni del tempo. Previsioni del tempo per sabato 16 novembre, tempo instabile sul Molise con cielo irregolarmente nuvoloso e precipitazioni frequenti sui rilievi appenninici con fenomeni anche temporaleschi, mare Adriatico, molto mosso, queste le temperature nei maggiori centri della regione, Campobasso temperature comprese tra i 10 e i 13 gradi, Isernia minima 8, massima 10 gradi, Termoli temperature comprese tra i 18 e i 20 gradi, Venafro minima 8, massima 10 gradi. E allora è il momento dello sport, ci vediamo tra un istante.
L'ultimo Campobasso vittorioso è quello di Adelmo Berardo, stagione 99-2000, le immagini salienti di quella fantastica impresa in un filmato d'epoca. Vediamo. Sky, hello blue, there's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, you can't be wrong, rocking and rolling. E allora, belle immagini, ma adesso spostiamoci in eccellenza. Domani si gioca l'undicesima giornata per Acli, Campobasso, Campo di Pietra contro il Treppini, poi Campobasso 1919, Sesto Campano, Venafro, Polisportiva Gamba Tesa. Tutte le altre giocheranno invece dopodomani, fischio d'inizio alle 14.30. Dall'eccellenza andiamo invece in promozione, dove sempre domani in campo scenderanno Carovilli, San Pietro in Valle, Fortore, Ripali Mosani. Per il resto si gioca il 17 alle 14.30.
Futsal A2, il CUS Molise incontra domani il Barletta alle 16 per l'ottava giornata. E poi ancora Futsal B, settima giornata, in campo domani sempre alle 16, Aquile Molfetta Chaminade, Free Time Aquila Sporting Venafro. E a proposito di futsal, il CUS cerca il riscatto contro il Barletta, Sporting Venafro all'Aquila. Abbiamo visto Chaminade invece a Molfetta. Le 16 di domani pomeriggio, questo è il comune orario di avvio delle tre gare delle molisane di futsal. In A2 il CLN CUS Molise, reduce dalla battuta d'arresto di Cassano, vuol riprendere il feeling con la vittoria, ospitando sul parquet del Palaunimo il Barletta. I pugliesi sono penultimi in classifica a quota 3 punti, mentre per il quintetto di San Ginario non sarà della contesa lo squalificato portiere De Lucia, il cui posto sarà preso da Badoni. In Serie B, entrambe in trasferta le due molisane del lotto. La leader Chaminade Campobasso difende il proprio primato in casa delle Aquile Molfetta, mentre per lo Sporting Venafro ci sarà il confronto sul campo del Free Time L'Aquila. I bianconeri, dopo il turno di riposo, vorranno dare continuità al successo ottenuto contro l'Olympic Costumi per avvicinarsi ulteriormente alle posizioni nobili della graduatoria. E allora adesso vediamo invece il basket A2 femminile, perché è stata rinviata data da destinarsi la partita tra Magnolia Campobasso e Atena Roma. Di comune accordo con l'Atena Roma, la Magnolia ha rinviato appunto il confronto con le capitoline. Intanto la squadra proseguirà i suoi allenamenti sino a domani, prima di una piccola sosta per iniziare le proprie sedute la prossima settimana verso altri giorni senza gare, perché coinciderà col proprio turno di riposo. Intanto buone notizie per l'ala Masic, che con la sua Croazia ha vinto il primo match di qualificazione agli europei, mettendo a segno 4 punti nella gara disputata in casa della Lettonia e proiettandosi sul confronto di domenica con la Germania. Vediamo il volley serie B2 femminile europea, 92 Isernia Agrigento, si giocherà domani a Boiano alle 15:30. Tutto pronto poi per l'edizione 2019 della Su e Giù. Domenica in programma il tradizionale appuntamento podistico a carattere sociale targato Virtus. Diversi quest'anno gli aspetti di carattere sociale all'atere della prova, come il messaggio per un Molise senza stupefacenti da parte degli avvocati ed il controllo del diabete che sarà effettuato nell'area di partenza. Antonio Valerio e Valentina Vagliano, maestri della scuola di ballo Dancing Queen Molise, continuano il loro percorso di gare all'estero. Dopo il secondo posto al campionato del mondo a Miami, in Florida, volano verso Singapore. Anche qui hanno rappresentato l'Italia nel miglior modo possibile. Infatti il 12 novembre scorso hanno disputato a Singapore una competizione internazionale riportando questi risultati. Primo posto Professional Racing Star Latin, decimo posto Professional Open Latin, sfiorando di pochissimo la finale. E allora è tutto, questa è l'ultima notizia, termina il nostro telegiornale. Valentina Ciarlante vi aspetta con la nuova diretta alle 19:30. Grazie per averci seguito, arrivederci.